edicola del 26 agosto 2019 al Caffè Royal. Il campionato è iniziato e clamorosamente i primi verdetti tutto sommato rispecchiano anche quelle che sono state le partite viste nel calcio di agosto. Un calcio d'agosto che quindi ha dato dei responsi perlomeno veritieri su determinate squadre. Il Milan è ancora avvolto in un anonimato che desta preoccupazione sia a Maldini che a Boban, perché la squadra non ha certamente assimilato gli schemi di Giampaolo, ma soprattutto non ha portato avanti quella mentalità di grinta e di carattere che almeno aveva contraddistinto le prestazioni della squadra di Gattuso nella scorsa stagione. La Roma ha mostrato i limiti difensivi noti, pur segnando 3 gol, e non è andato oltre al pari contro un Genoa che invece, con Andrea Zoli, ex romanista, ha dimostrato di poter fare un campionato importante. La Juventus ha vinto senza convincere e soprattutto senza dare il fiato a quello che sembra il dovere essere o doveva essere il gioco di Sarri, palesando delle notevoli difficoltà soprattutto nel secondo tempo contro il Parma, e il Napoli ha vinto contro una Fiorentina che si sapeva essere ancora un cantiere aperto e che probabilmente troverà in questa ultima settimana di mercato i giocatori necessari per rinforzare la squadra di Montella. Delusione la Sampdoria, ma anche lì è un déjà vu, perché la squadra di Di Francesco si è notevolmente indebolita, soprattutto a centrocampo con la cessione di Praet. E veniamo al Napoli. La squadra di Ancelotti ha vinto contro la Fiorentina stentando parecchio, non tanto in chiave offensiva quanto nella fase di non possesso. Non do colpe particolari alla difesa, anche se il presidente ci aveva promesso 2 terzini a destra e a sinistra nuovi. Di Lorenzo ha dimostrato per ora di non essere ancora il giocatore che ci si aspettava, e alla fine Isai si è ripreso il suo posto nel momento in cui c'era da marcare un Ribéry che a sprazzi, ma comunque ha dato già l'idea di quello che potrebbe essere il suo gioco quando entrerà in forma atletica. Koulibaly viene fuori da 15 giorni appena, da una settimana di allenamento, per cui parlare di un Koulibaly che ha sbagliato diverse palle è impietoso, soprattutto se si considera che deve affinare in primo luogo l'intesa con Manolas e soprattutto che deve migliorare la sua condizione atletica dopo che la sua Coppa d'Africa era finita a metà luglio. Il problema del Napoli vero, e lo dico fuori dai denti e senza nessun tema di smentita, è il centrocampo. Un Napoli messo così in campo presta il fianco alle ripartenze avversarie in maniera clamorosa. Fortunatamente la Fiorentina, che ha giocato a 100 all'ora per la prima mezz'ora, è venuta man mano spegnendosi, ma è chiaro ed è preoccupante che il Napoli possa giocare solamente con 2 centrocampisti, come Allan e Zielinski in particolare. Allan è un buon interdittore, però tende a voler pressare alto, e se anche la difesa non scivola in avanti, è chiaro che si creano dei buchi di 15-20 metri nei quali squadre più attrezzate, con giocatori più forti da un punto di vista tecnico e soprattutto di esperienza, potrebbero far male
alla squadra di Ancelotti. Ancelotti ha detto che il mercato è da 10. Mi permetto di obiettare, ma Ancelotti ha voluto prendere in giro il presidente e Giuntoli? O è veramente convinto che questo mercato, per quelle che erano le esigenze del Napoli, sia veramente da 10? Credo che il Napoli ha fatto un mercato discreto, ma nulla più. Elmas è un giocatore di prospettiva, probabilmente sostituirà Fabian Ruiz. Lozano è un elemento di prospettiva che servirà a sostituire Mertens nella prossima stagione, qualora Mertens non avesse un rinnovo per un'altra stagione, ed è un giocatore assieme a Calleon del quale il Napoli difficilmente potrà privarsi. Ma il problema è capire come internazionalizzare questa squadra, dandole quegli equilibri necessari per fare le partite importanti anche a livello europeo. Il Napoli non ha questo tipo di giocatori, è un Napoli che ha palesato le stesse incertezze, in certi casi anche un pizzico di mancanza di personalità, che ha contraddistinto anche la passata stagione, oltre quelle di Sarri. Il problema è sempre quello: trovare un giocatore o due giocatori che siano in grado di portare in alto e alzare il livello di asticella della qualità del gioco del Napoli. Ancelotti non può fare nessun miracolo se non dare delle convinzioni a questi giocatori, molti dei quali, e ci metto in primis Zielinski, non sembrano in grado di poter fare quello step definitivo per diventare i potenziali fuori classe che sembravano essere nel momento in cui il Napoli li acquistò. Sabato sera, contro la Juventus, ci sarà una partita importante, non tanto per il campionato, ma per verificare la condizione mentale, oltre che atletica, di un Napoli che deve necessariamente impostare un campionato di avanguardia, un campionato che sia di grande livello e di grande aspettativa per tutti i tifosi. Ancelotti non può deluderci e soprattutto non può avallare delle scelte che il presidente non ha fatto, nonostante lui avesse consigliato dei giocatori, in primis quel James Rodriguez, che adesso pare stia diventando l'oggetto del desiderio di tante squadre, non ultima il Milan, e che sembrava invece essere un giocatore del Napoli ben fatto all'inizio addirittura del mercato, se non prima. Vedremo come finirà questa sessione di mercato e vedremo soprattutto stasera l'Inter contro il Lecce cosa dirà di nuovo con Conte in panchina e con un attaccante come Lukaku che cerca all'esordio la prima rete italiana. Alla prossima.